Ciao, oggi vi mostro come piantare le zampe d'asparago. Queste sono le zampe che sono disponibili nel nostro vivaio. Ci sono le zampe di asparago selvatico, c'è l'asparago violetto, l'asparago bianco e l'asparago nostrano, che è, noi abbiamo il Giove e l'Eros, queste varietà qui che sono comuni, diciamo. Allora, vi mostro come procedere a questo trapianto. Quindi prendiamo le nostre zampe, che sono zampe che sono state seminate nella primavera dell'anno precedente, quindi dopo un anno, 9 mesi per l'esattezza, ci troviamo che abbiamo questa zampa che è la radice dell'asparago. Come potete vedere, sta per germogliare, quindi adesso siamo a gennaio, però è ancora un po' presto, giorno di caldo. Quindi questa è stata tolta durante questo inverno e adesso sono lì a riposare che aspettano il trapianto. Quindi scaviamo delle buche profonde 40-50 cm, che sono queste qui che ho appena fatto, e in fondo alla buca si può mettere del letame o dell'aroma matura, del letame maturo, oppure ci sono dei substrati che abbiamo anche noi disponibili che sono organici, che fanno molto bene all'asparago durante il suo percorso. E poi, una volta messo l'organico nel terreno, andrà ricoperto con 4 dita di terra in modo tale da lasciare un buco di 30 cm, che è più o meno la larghezza della vanga, e poi andiamo a sistemare le zampe nella fila, così, in terra, a circa 25-30 cm l'uno dall'altro, per poi fare delle file anche lunghe 20 metri. Una volta fatta questa sistemazione, mettiamo sopra non più di 4-5 dita di terra, 10-15 cm sono più che sufficienti per proteggere la zampa da varie gelate. Adesso siamo in gennaio, a marzo inizieranno a germogliare, salteranno fuori. Quando saltano fuori fanno degli steli lunghi sottili, che sono, noi la chiamiamo la sparagina, che è praticamente la foglia dell'asparago che deve creare la pianta, quindi deve essere lasciata stare, non deve essere raccolta. Quindi anche se saltano fuori degli aspargi un pochino grossi, è meglio lasciare stare tutto il mondo come sta. Una volta che è raggiunto i 50-60 cm, si può iniziare a chiudere il buco gradualmente con un po' di terra. Intanto si approfitta per tagliare l'erba, e una volta che avremo chiuso, poi man mano che cresce aumenterà di robustezza. Una volta che chiuso il buco, a novembre-dicembre la foglia dell'aspargo si seccherà tutta, e quindi si potrà tagliare a pari terra ed essere poi pronta per il febbraio, il marzo successivo, a fare gli asparagi. Quindi, ricapitolando, fare un buco di 50 cm di profondità, in fondo al buco mettere il letame, il preparato organico per dare modo alla pianta di mangiare nel proseguimento della sua vita, poi ricoprire con 4-10 cm di terra, mettere l'asparago sopra, la zampa d'asparago sopra, ricoprire con 10 cm di terra e riempire il buco rimasto gradualmente durante la primavera alla crescita della foglia. Arrivati d'inverno, novembre-dicembre, quando si seccherà la foglia, tagliare tutto pari terra e aspettare la nascita dei nuovi asparagi. Per il momento è tutto, da questo tutorial sulle zampe d'asparago, alla prossima. Ciao da Stefano.